Abbiamo sviluppato questo prodotto con l'idea di base era quella di realizzare un prodotto fotovoltaico. Per questo è nata la GL Energy Tile, che è una tegola fotovoltaica realizzata grazie alla pluriennale esperienza dell'azienda nel settore dello stampaggio termoplastico in una resina termoplastica ad elevate caratteristiche meccaniche, con all'interno alloggiato il modulo fotovoltaico. Il modulo fotovoltaico è realizzato da due celle monocristalline 156x156 ad alta efficienza che le permettono di sviluppare una potenza di 8 watt. La scelta di utilizzare questo tipo di supporto è stata dettata appunto dalla volontà di mantenere uno standard a livello di tecnologia fotovoltaica, quindi utilizzare delle celle utilizzate da anni e conosciute nel settore fotovoltaico, le stesse che attualmente si utilizzano nei pannelli, inserendole appunto in una struttura, all'interno di una struttura che andasse un po' a mascherare quello che è l'antiestetico effetto dei pannelli classici sul tetto di casa nostra. Ogni tegola, a livello di caratteristiche tecniche, ogni tegola è dotata di un diodo di bypass inserito in una scatola di disgiunzione che è realizzata in corpo alla tegola stessa. Questo diodo di bypass permette, in caso di oscuramento parziale, isolare solamente lei dall'intero impianto e non tutta la stringa. Quindi tutto il resto dell'impianto continua a funzionare e viene isolata solamente lei da tutto il resto.
Ogni tegola è composta, in ogni tegola ci sono due connettori, ma chiaramente un polo positivo e un polo negativo, e ogni tegola è un elemento a sé stante. Questo permette di renderla estremamente versatile nel montaggio sul tetto, anche in caso di camini. Se noi abbiamo un camino nel mezzo del tetto, è sufficiente girare intorno con le tegole in laterizio tradizionale e poi ripartire con una semplice prolunga con la serie, con le tegole in punto fotovoltaiche. Per quanto riguarda la preparazione del tetto, ecco, un altro dei vantaggi della Gel Energy Tile è la semplicità di montaggio. Infatti non necessita di nessun tipo di supporto ulteriore alla classica listellatura del tetto preparato di tipo quello utilizzato classico per le marsigliesi in laterizio, di tipo ventilato. Quindi un tetto è sufficiente che ci sia un listello perpendicolo alla linea di gronda, sul quale andare a posizionare i listelli paralleli alla linea di gronda, sul quali montare appunto le nostre tegole. Per quanto riguarda il fissaggio delle tegole e delle Gel Energy Tile, questo avviene mediante una vite Parker che, come si può vedere, va a insistere direttamente sul listello e in questo modo, fissando con una Parker sul davanti, si ottiene un fissaggio della stessa grazie a quelle che la seguono in tre punti, quindi rispettivamente rimane fissata in questo punto, in questo punto e in questo punto. Questo garantisce la solidità del tetto anche in condizioni che possono essere vento, che possono essere grandi pendenze, e ne scongiura il distacco. La parte inferiore della GL Energy Tile è realizzata in questo modo proprio da garantire che il 90% della superficie del pannello fotovoltaico posteriore è esposta all'aria. Questo per favorire il massimo scambio termico, che sommato a quello che è la ventilazione data dal tetto di tipo ventilato permette di tenere una temperatura il più basso possibile, perché uno dei problemi del fotovoltaico è quando si ha un innalzamento di temperatura dovute alle condizioni di esercizio, la resa scende, quindi crolla. Per questo viene richiesto un montaggio di un tetto di tipo ventilato e alla sommità occorre prevedere degli sfoghi d'aria, come per esempio quelle tegole che si trovano abitualmente in commercio.